Eccoci, eccoci. Eccoci qua, Madonna, proprio una Una sfida. sfida al cardiopalma. Grazie Andrea, grazie Revilvage. Tra poco, tanto torneremo Ciao da voi per Giulio, il prego, secondo prego. game di Atleta eSport Academy. Non vediamo l'ora di vedere la conclusione L'esito. di questi quarti di finale, ma non potevamo abbandonare l'Atletalk del No, giovedì no, 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 così. perché i nostri ospiti, insomma, sono. La lista è lunga, no? Come sappiamo, e quindi anche oggi abbiamo un ospite qui con noi, è collegata, Valentina Sestito Valentina. o Sestito. Ciao Valentina, ben trovata. Ciao. Avevo un dubbio sul tuo cognome, Sestito o Sestito? Sestito, sbagliano tutti. Se lo so, vabbè, ma è normale, Immaginavamo, normale. sì, Non sai abbiamo cosa avuto. fanno con il mio. Allora, intanto se ti possiamo chiedere di mettere il telefono in orizzontale, perché ti vediamo. Va bene, così va benissimo. Sei con una compagna di squadra? Esatto, Sì. presentaci la compagna di squadra. Lei è Valentina Barbieri, che ha giocato con me alle finali del Red Bull al Scort. Ah, E perfetto. sarà Vabbè, anche due is compagna di meglio che squadra. one. Sì. E sarà anche mia compagna di squadra nel 5 contro 5 durante la stagione. Ah, Ah, ok, perché perfetto. comunque Io mi tu sfoggio. durante la stagione, sì, Beh, la situazione si è è fatta giusto, la situazione si calda. fa calda. Durante la stagione, quindi, giochi a 5 contro 5. Però, visto che l'hai introdotto tu, raccontaci un po' di più di questa esperienza del Red Bull Half Half Court, Court allo giusto? Scalo Playground di San Lorenzo, peraltro un campo Un bellissimo, posto Valentina. Sì, fighissimo un posto fighissimo, a Roma. strarivalutato, ma ora ci arriveremo anche a quello. Com'è stato l'evento di sabato, Valentina? È emozionante, è la parola giusta, credo. Non mi era mai capitato di giocare un evento del genere internazionale, diciamo. Poi, appunto, farlo proprio a casa è una cosa in più, una cosa in più. Siamo arrivati in finale, ci siamo giocati questa finale, non è andata perfettamente, ma siamo contenti lo stesso. Ecco, vediamo intanto le immagini e qui infatti tu hai detto farlo in casa, no? Le immagini ci stanno, sono molto emozionanti anche le immagini, nonostante ci sia uno schermo a dividerci, perché effettivamente questo campo è stato strarivalutato e la comunità si è proprio legata, no? Cioè si è proprio riunita intorno a questa riqualificazione dello Scalo Playground. Ecco, si respirava quest'aria proprio di comunità, di unione. Sì, beh, io vado in quel campetto da quando ho 10 anni e ho conosciuto là tutti i miei amici, scusate, tutti i miei amici, appunto sì, prima era solo un campo con due canestri e qualche linea, poi con l'arrivo di appunto sempre più ragazzi siamo riusciti a creare quello che c'è ora, la collaborazione con la Red Bull, i ragazzi di Remuria. L'associazione Remuria è venuto fuori quello che c'è. Quindi tu sei parte Campo attiva bellissimo. proprio di quel campo. Sì, beh, alcuni pezzi del campo l'ho pitturati con le mie mani, sì, insieme agli altri. Grazie al disegno di Piscu, tutti ci siamo, diciamo, interessati a renderlo più bello possibile. Allora, intanto quindi complimenti per il lavorone perché è stupendo. Stupendo. Ma poi allora vogliamo sapere da te che proprio in quel campetto del quartiere San Lorenzo sei cresciuta, com'è, che emozione è poi rivederlo, vederlo crescere, vederlo migliorare magari anche, arrivare in tempi, futuri, Beh, sì. anni futuri. Sì, appunto. È grandioso, grandioso. Ma quindi tu hai detto che però giochi nel 5 contro 5, però in quel caso si trattava di un 3 contro 3, no? Quindi Esatto. quello è proprio più lo sport underground, se vogliamo chiamarlo così. Beh, sì, è lo Proprio lo sport sport proprio di di strada, no? campetto, di Della strada, no? gente. Esatto. Sì, da qualche anno lo faccio appunto in maniera, diciamo, professionistica d'estate, però appunto è da quando sono piccola che lo gioco lì al campetto, perché esatto, infatti la cosa figa, diciamo, tra virgolette, la parola giusta, è vederlo appunto
vederlo passare da una cosa che si gioca tutti i giorni con gli amici a poi una cosa più seria come l'evento che c'è stato venerdì e sabato con Red Bull. Beh, poi Red Bull rende ogni evento, no, possiamo dire, proprio cinematografico, una cosa grandiosa proprio. Non bada, non bada, non una bada spese la spese, questo, c'è da dirlo. Ecco, ma ignorantemente, spiegaci tu la differenza, c'è qualche differenza tra il 5 contro 5 e il 3 contro 3, nel senso se ci sono anche delle differenze tecniche, non so. Beh, certo, allora, la prima cosa è che il 3 contro 3 si gioca a metà campo. A differenza del 5 contro 5 con un solo canestro, esatto, e i giocatori sono 3 per squadra, 3 contro 3, e la partita dura 10 minuti oppure finisce quando la prima squadra arriva a 21, e poi è un gioco completamente diverso dal punto di vista fisico, cioè ci si picchia proprio, ecco, ho detto poche parole. Ah, ecco, ok. Infatti abbiamo preso un sacco di botte in finale e per quello. Ricorda quasi un rugby, diciamo. Senti, ti voglio fare un'altra domanda. Leggevo di una news che riguarda l'Islanda. È riuscita, pensa Giulio, non so se l'hai letto, ad abbassare il tasso di criminalità di ragazzi che si drogano proprio tra i giovanissimi tramite delle politiche di occupazione anche dei giovani, ma anche tramite lo sport, cioè incrementando lo sport. Qui mi cade proprio a pennello sullo sport di strada, ecco quanto è importante per i giovani, oltre che per la riqualificazione della città, anche proprio per come sbocco per i giovani, soprattutto in quartieri, anche se vogliamo, più periferici, anche se San Lorenzo non è propriamente periferico, però comunque è una realtà, se vogliamo, anche un po' più complessa, no? E multiculturale. Sì, beh, no, è vero che quel campo, diciamo, quel parco, diciamo, era frequentato da persone, diciamo, con vita difficile, possiamo dire, cioè, fino a poco tempo fa avevamo le tende lì sopra. E con l'arrivo di tutto ciò, quindi, sicuramente magari una chiacchiera in più con qualcuno, sì, una chiacchiera in più con noi ragazzi che lo viviamo, un tiro a canestro, abbiamo regalato magari un sorriso a queste persone. Si crea anche una comunità. Ma che intendi per vita difficile? Non ho capito. Non ho sentito, scusami. Non ho capito che vita difficile, cioè chi viveva intorno a quel campo? No, era frequentato da persone magari senza tetto. Ok, con maggiori difficoltà, certo. Sì, ok. Sì, con campo, più difficoltà, certo. esatto. Quindi diciamo questa può fare da scuola e può fare strada magari a nuove realtà che potrebbero sorgere nella capitale. Tra l'altro lo street artist che se ne è occupato ha fatto molti graffiti a Roma. Di questo tipo? Sì. Non mi ricordo il nome, Valentina. Persichella Piscu, in arte Piscu. È in arte Piscu, esatto. E se non erro, ha fatto altri graffiti, no, su Roma. Quindi, insomma, magari un progetto del genere può essere veramente, può fare strada, no, ad altri progetti che riguardano anche altri sport, magari, quindi fare nuovi campi, no? Sì, indubbiamente mi sembra un metodo efficacissimo per riqualificare uno spazio urbano, dare ai ragazzi un luogo di aggregazione e di socialità, in più si fa sport, quindi all'aria aperta e vita sana, quindi perché non unirci anche l'arte? Esatto. Mi sembra. Tra l'altro questa notizia, questo evento e questa chiacchierata con Valentina viene proprio oggi che agli europei, all'Euro 3 Games, la squadra femminile di basket di sindrome di Down ha vinto, quindi dopo anche il trionfo agli europei del 2017 e ai mondiali del 2018 e 2019. Quindi ecco, magari può essere uno spazio anche per chi gioca a basket per i paralimpici. Sì, anche non l'abbiamo visto in queste paralimpiadi, ma abbiamo visto il basket 3v3 alle olimpiadi per la prima volta. E ecco, magari questo, Valentina, ma chiedo anche alla tua compagna di squadra, com'è stato vederlo in un palcoscenico come quello olimpico, il basket da campetto? No, è stato appassionante, per esempio, non so, mi vanto un po' di questa cosa, diciamo,
che un mese prima che partissero per Tokyo ho giocato contro Chiara Consolini, che era una delle quattro ragazze che è andata poi a giocare alle Olimpiadi. E no, secondo me è già un primo Olimpiade di botte pure mattone. Lei? No. Era un'amichevole. A giocare con la nostra maglietta, esatto. No, mi sono tenuta abbastanza alla larga. No, appunto, stavo dicendo, è un grande mattone per questo sport che, ve lo dico, è super divertente. Qua lo dico, qua lo nego, molto di più del 5 contro 5. Eh sì, perché è un gioco fatto di istinto. Rispetto al basket 5 contro 5, che magari è più controllo e più schematico, nel 3x3 è tutto istinto, letture, cioè adesso penso di fare quella cosa, prendo e la faccio. Quindi anche più veloce come gioco. Sì, sicuramente, molto più dinamico. Cioè, è un esempio più pratico, è che un'azione nel basket 5 contro 5 può durare massimo 24 secondi, mentre nel 3 contro 3 sono 12, quindi la metà, capito? Quindi hai la metà del tempo per pensare, diciamo. Certo. Va bene, prossimi progetti, siete talmente giovani. Davvero, sì. Possiamo chiedervi quanti anni avete? 23 io e io 22. Cioè, sì, prossimi adesso. Progetti. No, sicuramente prepararci per l'estate prossima nel miglior modo possibile, sempre la stagione 3 contro 3. Ci aspetta l'Egitto. Sì, sì. No, già stiamo pensando alle finali mondiali d'Egitto del Red e Red Bull del prossimo anno. Già stiamo pensando di farci qualche tappa in giro per il mondo, ma poi vediamo. Okay, quindi seguiamo questa scia. Benissimo, e noi vi seguiremo, direi. No, vi seguiremo assolutamente. Certo. Poi se siamo qua vicino, se capitiamo a San Lorenzo, al playground, veniamo a farci a vedervi fare. No, a vedervi fare due tiri, perché Martina sicuramente non si mette alla prova. Lo faccio io, finita. Vabbè, un tiro non lega a nessuno. Allora, comunque sono molto contento di aver potuto fare questa intervista con voi tra un game e l'altro di... Sì, non ce la siamo fatta sfuggire nonostante i game. Nonostante i game di Atleta eSport Academy, ma non possiamo dire nonostante, perché insomma è un momento importante, però sono anche contento che i ragazzi in chat, a parte possano aver goduto alcuni... della bellezza di Martina, che hanno voluto sottolineare in più occasioni, ma anche della mia, perché c'è Revil Beige che mi difende come sempre. Ma tu devi difendere me, ma che fai? Noi siamo amici. Va bene, però io capito. Io difendo sempre e lui guardalo. Però bene, tu hai già abbastanza, cioè, ha già abbastanza supporto. Va bene, insomma, ok, grazie ragazzi. Page. Lasciamelo, però sono grazie contento che abbiate potuto comunicare, insomma, questo anche ai ragazzi in chat. Assolutamente. Grazie Valentina. Grazie ragazzi, Valentina. Grazie mille. Ciao Valentina. Ciao, esatto. Bocca al lupo. Ciao. Marti, allora diciamo, mentre aspettiamo che si avvii il secondo sì, game. Sì, perché vedo che ancora... richiamano Vischio, riprendi la linea. No Martina, no, siete tutti belli. Vabbè, ora non fare il democristiano, Revil, ormai l'hai detto, hai difeso il direttore, va bene, ci sta. Capisco questa difesa del potere, fondamentalmente, è giusto, dei poteri forti. E hai vinto anche le simpatie di Scarsimp, che è una delle fan più accanite del nostro top laner. Ah, fantastico. Gioca in questo Ciao, momento, Scarsimp. Quindi era qui a guardar lui, ma ormai hai attratto anche la Bene, sua attenzione. Sono molto contenta. Vuoi darci un paio delle news sportive della settimana? Beh, allora, purtroppo devo iniziare con una news non bella, anzi ti dirò di più che in realtà poche sono belle questa settimana. Ah, perfetto. Innanzitutto inizio dalla meno bella, che appunto una pallavolista sembra sia stata decapitata a Kabul. Questa è una notizia molto triste, anche diciamo che si inserisce in un quadro storico, politico, di attualità, veramente che ci rattrista tutti. Poi un giornalista italiano sul suo Twitter invece avrebbe detto che in realtà la ragazza già si era suicidata, quindi insomma si cerca di fare luce su questo fatto, ma è bene denunciare una notizia così brutta, perché bisogna renderci conto che questa ragazza ha 22 anni, 23, insomma una ragazza ecco come l'età di Valentina, poco più giovane di noi, di tutti noi che stiamo seguendo. Qual è la situazione? Quindi era veramente necessario renderlo noto. Renderlo noto, giusto. Un'altra notizia, ovviamente meno brutta, ma comunque che ci lascia un po' sorpresi. Mm-hmm. Marcel Jacobs non figura tra le 10 nomination per essere consacrato atleta maschile dell'anno, secondo World Athletics.
Più che una brutta notizia, questa sembrerebbe una rosicata. Vabbè, sì, diciamo, cioè nel senso, per lui sicuramente non è stata una bella notizia. La World Athletics ha comunicato, questo lo devo leggere, non me lo potevo certo imparare a memoria perché voglio riportare le parole. Le nomination sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali. Come a dire, la decisione è stata all'unanimità e Jacobs ci avevamo voluto. Ah, proprio così. Ma una cosa, ma come mai eliminato. Ha fatto il record mondiale? Ma che stanno a rosicare questi? Niente. Ma secondo me sì, guarda. Senti, rispondendo a Revillage invece, che giustamente ieri seguiva Futsal Arena, in cui seguivamo anche una partita del futsal femminile, sì, Revillage, le signorine in Svezia. Hanno vinto la loro prima partita di qualificazione all'Europeo femminile di futsal, quindi un'ottima notizia, una buona notizia ce l'abbiamo infilata. Sì. Beh, io se vuoi ti concludo con un gossip. Ah, sì? Beh, abbiamo tutti seguito le vicende tra Vandanara e Maurizio Icardi? Tutti. Chi non ha seguito? Beh, vabbè, seguito, dai, sei l'unico. Allora, no? Siete gli unici, siete dei nerd. E, ma qui tutti sono qui tu, esatto, nerd. Martina, ragazzi, dovete iniziare a seguire pure un po' il gossip. Revil, per favore, porta tutti i tuoi amici a seguire il gossip. Vandanara e Icardi sembrava si fossero lasciati. Posso farlo sto gossip? Certo, come no. Siamo qua apposta. Ma poi è stato smentito, Vandanara si è riacchialappata il suo uomo e la cosa divertente che volevo raccontare quindi è che sembra che lui l'abbia tradita con una giovanissima che viene detta alla Cina, in realtà è Eugenia Suarez o Eugenia Suarez, chissà, comunque che sta 29enne, una modella e attrice argentina, sembra che l'abbia tradita con questa 29enne, alla povera Vandanara, povera, ma vorrei essere povera come lei. Comunque, però, no, tra i due è tornato quanti in anni ha Vandanara? Beh, ora l'età precisa non la so, però so che hanno. Ma si calcola in ere geologiche o. Vabbè, ma dai! Comunque è più grande di lui e si è presa proprio uno bello ricco e micco, come si dice a Roma. Ma fa detto questo, è tornato il sereno tra i due e lo hanno annunciato tramite una foto sui social. La cosa divertente qual è? Che sui social Vandanara ha scritto questa caption, possiamo dirla. Della famiglia mi prendo carico io. Okay. Della puttanella la vita stessa. Così proprio l'ha toccata pianissimo. Le puntarelle, quelle che si mangiano, sì, quella le bella buona verdura. Quelle... Esatto, l'ha toccata pianissimo. E quindi, comunque, così ha annunciato che è tornato il sereno. Ma chissà. Allora, nel frattempo, le lezioni di italiano di Vischio a Snake sembrano funzionare perché prima aveva tirato fuori, insomma, una frase. Non fraintendibile, però. Perché? Però Martina è dolce come le fragole d'estate. Ma che mica ha detto? Prima ha detto che eri calda come. Ma Snake l'ha detto, non Vischio. Sì, però Snake prima aveva scritto una frase, adesso ce l'andiamo a riprendere perché era divertentissimo. No, non mi fate scorrere la chat. No, mi fate scorrere la chat. Scorre troppo, va bene. Ma io ti ringrazio che mi dici che sono dolce come le fragole d'estate. Comunque, grazie mille. Ci siamo. Allora, sta per ricominciare il Andrea Buzzao scalpita. Torneo. Prende Andrea la linea. Vischio scalpita, si rimette a posto schermi e microfoni per il secondo game dei quarti di finale tra Atleta Esport Academy e Project Eleven, valido per il torneo Tormenta con la finale a Lucca. Hai studiato? Ho studiato, chissà se non arriviamo a fare la finale a Lucca. Martina, vieni con noi? Ma vengo con voi, sì, Lucca poi tra l'altro. Ce la volete Martina? Lucca tra l'altro? Se magna bene, ah, una bella magna cittadina, c'ha tutte sì, le sì. mura intorno, Revil, sai che mangiate di carne che ci facciamo? Vi aspettiamo a Lucca, speriamo di arrivare, oggi è stato breve ma aspettiamo intenso. Aspettiamo a Lucca, fate comando corna. No, perché? Perché ci dobbiamo arrivare alla finale. Ah, questa scaramanzia. Va bene. Linea a Vischio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, grazie. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.